è una terra meravigliosa che mi ha riempito gli occhi, il cuore, la mente, la memoria, i ricordi, di immagini meravigliose di mare, di coste, di odori, di pesci, di paladini, di barocco, tante cose che purtroppo però non sappiamo valorizzare, non siamo capaci di rendere tutto questo per quello che meriterebbe. L'area archeologica del Parco del Laci, che comprende anche un sito archeologico delle antiche terme, dove nascerà anche un teatro di pietre per 2000 posti, che può ospitare, potrebbe ospitare spettacoli, visto che in quest'area ci sono stati personaggi di primissimo piano, come Benigni, Morricone, Bertone e tanti altri. Purtroppo quest'area rischia la chiusura, è incredibile, è una cosa, questo parco enorme che scende giù dalle pendici dell'Etna, questo giardino che scende fino verso il mare, lo vogliono cancellare, un sito che sarebbe da proteggere anche perché è impensabile anche costruire in quei luoghi dove ci possono essere degli dissesti geologici, dove ci possono essere anche, mancano le vie di comunicazione, ci sono dei grossi problemi di viabilità, lo sa chi va a Capomulini, chi va alla Cittadezza. Io sono addolorato da tutto questo, la Sicilia sempre irriconoscente con se stessa, molto, molto generosa verso chi viene da fuori, verso il mondo esterno, ma sempre stata nella sua tradizione millenaria, no? Dei vari invasori, però verso se stessa è sempre molto crudele, non sa riconoscere quali sono le sue gemme più preziose che sono da proteggere.